Perfetto, perfetto. Allora facciamo la meditazione per questa festa. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per comprendere meglio, per vivere più profondamente il mistero straordinario di questo giorno e di tutta la Pasqua del Signore, e da un punto di vista di tutta quanta la fede cristiana e della Chiesa Cattolica Romana, cominciamo con un piccolo esperimento. Un attimo solo. Ecco qua. Eccoli qua. Così li faccio vedere anche altrove. In uno dei bicchieri c'è l'acqua normale. In uno dei bicchieri, un altro, c'è l'acqua di guarigione, acqua di Lourdes, che è acqua miracolosa, ma non è né normale, né benedetta, né santificata. È semplicemente miracolosa, acqua di guarigione. Nella terza, una di queste tre, l'acqua santa, che abbiamo santificato nel giorno dell'Epifania. L'acqua santa, come si dice, l'acqua santa grande, cioè quella che riempiamo con più grazie di tutte le altre acque benedette normali. Bene, vi prego di dirmi adesso, se qualcuno le riconosce, qual è l'una e qual è l'altra. Non voglio indovinare. Anche se potessi dire, posso anche dire, chi indovina 100 euro. Subito, di più non posso. Però vi assicuro che se voi me lo, non senza indovinello, me lo comprendete in un'altra maniera mistica e mi date anche l'argomento perché, come mai che avete riconosciuto le tre acque, vi do 1000 euro adesso subito, le trovo e ve li do. Perciò vi do un minuto di come si dice? Concentrazione. Devo riconoscere che neppure io lo so, perciò mi dovete tirare fuori da questa cosa. Qual è l'acqua normale? Qual è l'acqua di Lourdes e qual è l'acqua santificata? Ebbene, se voi non siete capaci, se io non sono capace, vi assicuro che nella Chiesa Cattolica Romana oggi esistono almeno 100 o a quasi 1000 persone su tutta la terra che possono riconoscerla. Esistono nomi e cognomi e sono sempre esistiti dall'inizio della Chiesa. Se noi sacerdoti avessimo accanto a tutti gli altri doni così venuti immeritatamente, avessimo questo dono, perché vedete, non si tratta solo dell'acqua santa, si tratta di fare differenza fra un'ostia non consacrata, ostia normale, e la divina Eucaristia. Se potete farmi la differenza adesso, ho avuto questo problema domenica scorsa, fra un ramo di olivo benedetto e uno non benedetto, perché si erano mescolati qui. Per non finire con un ramo non benedetto, è importante. Insomma, fra il pane di Sant'Antonio e il pane normale, che ci sono più differenze, no? Questo è un potere dato da Gesù nostro Signore dentro la sua Chiesa a qualcuno. Ciò che è splendido non è il fatto che esistono persone che hanno questo potere, perché ci stanno tante persone che hanno... Aspettate un attimo, che io volevo praticamente filmare me stesso, ma ho filmato voi piuttosto, va bene. Un po' io, un po' voi, così.
Così sai perché voglio far arrabbiare anche gli altri. Se poi non mi vedono la faccia non sanno chi è stato. E soprattutto quest'acqua, perché se io la metto su YouTube e dico datemi 1.000 euro, vi do subito 1.000 euro, a chi riconosce le tre acque, guardate che non è uno scherzo, è il mistero del Giovedì Santo. È questo il mistero. Se l'abbiamo capito prima, bene, se no, io mi riferisco soprattutto ai piccoli, lo capite adesso. In questa sera Gesù ha fatto questo gesto per la prima volta e l'ultima, perché poi è risorto, ma ha lasciato agli apostoli questo dono di fare una semplice benedizione su un pezzo di pane. E a dire, questo è il mio corpo. In quel momento il pane, che non cambia le apparenze, non è più pane, è corpo, sangue, anima e divinità, la sua persona viva, che in un modo assai umiliante ma glorioso e splendido ci si dà a noi. E così fa col vino. Dunque un semplice bicchiere di vino facciamo fra poco, lo stesso gesto, e diciamo, prendete, bevete tutti, questo è il mio sangue. E non è più vino. Ah bene, gli ignoranti lo chiamano, però non è importante. L'importante è che noi sappiamo che è sangue di Gesù Cristo, vero, non è simbolo, è così vero che ogni tanto, siccome qualcuno non crede, succedono i miracoli eucaristici. I miracoli eucaristici come Lanciano, Siena, questi sono fra i più conosciuti, ma sono migliaia durante la storia della Chiesa, in cui d'un colpo è apparso il pane, non che si è trasformato, perché era da sempre trasformato, appariva come pane. In quel momento si sono aperti gli occhi ai fedeli e il prete e tutti quanti hanno visto il pezzo di carne, il sangue come a Bolsena e in migliaia di altri luoghi. Dunque, per capire che noi ogni messa facciamo, non che facciamo, riceviamo da Dio un miracolo grandioso. E quando Dio vuole, poi ce lo fa vedere davvero. Ebbene, collegato a questo, per quando il miracolo eucaristico non succede, ma comunque l'Eucaristia è sempre vera, ci deve essere qualcuno in Chiesa che deve capire se io, per errore, mi sono dimenticato un'ostia non consacrata e te l'ho data come consacrata. Non mi è mai successo a me, ma qualcuno può anche succedere in una vita intera, un sacerdote. Come fai a saperlo? Ebbene, c'è qualcuno, va bene, la Santa Caterina di Siena, Gemma Galgani, le grandi sante sapevano, cioè da fuori, e perciò vi ho dato un solo minuto, perché in un secondo, cioè se uno di voi, se io avessi avuto questo potere in questo momento, avresti detto subito, vi sareste alzato, quella è così, quella è così, quella è così, in un dopo due secondi. Allora, non è importante il fatto che io ho questo potere o tu, il fatto è che obiettivamente questi tre bicchieri sono diversi, perché io posso avere tutti i poteri, ma se quelli sono identici, il mio potere è falso, no? Dunque io, per capire che quella è acqua normale, va bene, non serve un granché, ma per capire che quell'altra è l'acqua di Lourdes, che cosa devo vedere in più o sentire in più? E allora, alcuni di questi che possiamo anche chiamare veggenti, ma forse non sono veggenti perché non vedono altro, non hanno visioni, non vedono Maria Santissima, Gesù, eccetera, però vedono solo questo, vedono una luce in più in quel bicchiere, uno dei bicchieri vede una luce e capisce subito che è acqua di Lourdes. Fra migliaia, in un secondo. E poi nell'acqua benedetta o santificata vede tre luci. Qualche altro veggente ha detto, io sento un profumo di qualcosa, quell'acqua è profumata, ma non è vero poi. L'acqua che io, con la quale abbiamo lavato i piedi dei discepoli, è anch'essa, è mescolata però. Acqua di Lourdes, dell'anno scorso, portata da te, e acqua benedetta e santificata. Le ho messe insieme.
Però voi non lo sapevate. Ma se foste stati veggenti, avreste detto, che profumo. Io non ho messo nessun profumo là dentro. Va bene, non è un peccato non esserlo. No, no, perché questo è un dono. Ce l'hai o non ce l'hai? Importante è crederci, perché ci stanno tanti altri. Cioè qui è evidente, capite, un ateo che vede che io o tu o qualcuno dice, questa è acqua. Io a dirvi vero adesso io le riconosco perché ho messo qui un segno. Ecco, qui non ho messo nessun segno. Questa è l'acqua normale. Qui ho scritto L, vuol dire Lourdes. E qui ho scritto S, vuol dire santa. Così so. Dunque, acqua santa, Lourdes, normale. Ma vuol dire allora che sono tre cose diverse. Allora un ateo dovrebbe crederci perché è evidente. Che razza di chimica è questa? Perché è una chimica, ma non è quella che impariamo a scuola. È una chimica diversa, che cioè l'acqua normale non ha nessuna luce là dentro. L'acqua di Lourdes ha due luci, l'acqua della benedizione e della santificazione ne ha tre. Il veggente vede subito, fra mille. E soprattutto, ripeto, vedi l'ostia consacrata. Cioè, l'ostia quando è ostia, normale, pane normale, si vede che è quello che è. Nel momento in cui è Eucaristia, lo stesso veggente che fa differenza fra queste acque, lo stesso veggente che fa differenza fra il ramo di ulivo benedetto o non benedetto, fra il pane di Sant'Antonio e il pane normale, lo stesso vede o vede il bambin Gesù, dunque c'ha una visione, o vede la carne invece di ostia, o semplicemente un profumo speciale attraverso il quale capisce subito che si tratta di Eucaristia. Capite, noi in questa sera dobbiamo essere convinti che noi abbiamo ricevuto delle cose ben precise, naturali, straordinarie, sovrannaturali, chiamatevi come vi pare, però qui non esiste, non si bara. Perché mettiamo il caso che avessimo avuto la fortuna, la grazia di avere in mezzo a noi uno di questi. Noi adesso stasera non l'abbiamo avuto, lo avremo. È un dono che si offre, che Dio lo offre gratuitamente. Io lo chiedo per me. Probabilmente un giorno me lo darà. Volete chiederlo anche voi? Non fareste male. Perché se tu hai questo dono, caro, questo è un dono immenso, perché se tu riesci ad avere questo dono vuol dire che già prima hai il dono di comprendere subito il bene e il male, il vero e il dal falso, il bianco dal nero, l'amico e il nemico da lontano. Vuol dire che già sai i pensieri di molte persone. Non so se Padre Pio ha avuto questo dono, ha avuto il dono di comprendere i pensieri, però questi tipi, tipo Padre Pio, ripeto, non so se ha avuto anche questo dono, ma poteva anche averlo. Un tipo come lui poteva avere questo dono, va bene, ma non ha importanza. Tu se preghi, un giorno Dio ti darà la stessa grazia, non ti darà le grazie di Padre Pio, ti darà questa, ed è straordinario. È straordinario. Santa Caterina di Siena sapeva chi ha fatto la comunione e chi non l'ha fatta. Io per far questo ho bisogno del documento. Se noi avessimo questo dono, perché avremmo bisogno di documento, di come si chiama, di idoneità, di cresime, tutta questa documentazione, questi timbri di cui siamo obbligati, perché la gente è falsa, è capace di dire che è battezzata e non lo è. E non si salva. Ma se io avessi il veggente, se fossi io, o se avessi uno accanto a me, non avrei più nessun registro parrocchiale. Perché so benissimo, perché questo e concludo. Dunque, sanno fare la differenza fra chi è sposato in chiesa e chi convive, o chi è solo al comune, come se fosse convivente. Solo il matrimonio ecclesiastico è valido. Te lo sa dire, non so come. Non l'ha mai conosciuto in un secolo, esattamente come fa la differenza fra queste acque, fra la differenza fra chi è sposato e chi non è sposato. Santa Caterina lo stesso, o anche Gemma Galgani, dice che un giorno ha portato
è venuto un sacerdote a portargli la comunione e dice: lei non ha celebrato. Dice: come fai a saperlo? Mi rendo conto, cioè non ha celebrato, deve ancora celebrare. Ha capito anche questo, perché non aveva fatto la comunione in quella mattina, quel sacerdote lì. Però la portava, ma non ha importanza, sono piccole differenze essenziali. È fantastico ciò che Dio ci ha dato nel Giovedì Santo. Peccato che i cristiani non se ne accorgono, molti, voglio dire, una grande maggioranza non viene ad adorare, a stupirsi di fronte a questi straordinari miracoli, perché se Dio ti ha dato questo vuol dire che ti darà moltissime altre cose. Prima di tutto ti toglie ogni difficoltà, ti fa vivere felice, lontano dal male, ti santifica, ti difende di fronte all'invasione, eccetera eccetera. Chiediamo tutte queste cose in questa santissima notte, ma soprattutto non perdiamo mai l'occasione di confessarci. Ah, ecco, anche questo, fanno la differenza fra chi è confessato e chi non è confessato, perché chi è confessato riceve attraverso questo una luce, qualcosa. Neppure io, quando ti dico io ti assolvo i tuoi peccati, non ti so raccontare che cosa ti do. Sì, teoricamente so che ti do il perdono dei peccati da Dio. Però che cosa ho fatto immergere in te che poi viene il veggente e dice: sei confessato? Non sei confessato. Vuol dire che tu hai in più una luce, hai una candela in più, non so cos'hai. È chiaro. Sei sposato in chiesa, che cosa in fondo hai fatto? Sei stato benedetto. Bene, hai un'altra cosa, un'altra allure, si dice. Non parliamo poi del cresimato. E quando pensi quanti bambini sono rimasti non cresimati, non parliamo poi fra la differenza fra il battezzato e il non battezzato, la felicità e l'infelicità dell'uno e dell'altro. Grazie Gesù, grazie a voi tutti, sia lodato Gesù Cristo. Non credete che farò arrabbiare abbastanza con questo discorso? Non più di tanto, domani sarò più cattivo allora. Bene, alziamoci per dire la preghiera dei fedeli. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, oh Signore. Mi sembra che ci